quest'anno l'estate di Ospitaletto si conclude con questo Grest, grande come tutti gli anni. Abbiamo 450 ragazzi, di cui più 140 educatori, e poi naturalmente l'esperienza del time out serale con un'ottantina di ragazzi di terza media e prima superiore, seguiti da 20 educatori. Ciao, sono Lorenzo Franchi, ho 16 anni, faccio l'istituto Luigi Einaudi a Chiari e questo è il mio primo anno di Grest. Ciao, io sono Sara, ho 17 anni, studio a Roato e questo è il mio secondo anno da animatrice. Ciao, sono Alberto Giubini, sono responsabile del Grest insieme ad altri ragazzi al nostro curato e quest'anno il nostro Grest si chiama Kung Fu Panda. Quest'anno abbiamo scelto la storia di Kung Fu Panda, una bellissima storia, e un po' il filo conduttore vuole essere quello di riscoprire un po' i grandi talenti che il Signore ci ha dato, talenti che non possiamo tenere per noi ma che dobbiamo condividere con gli altri per fare qualcosa di bello, qualcosa di grande. La bellezza di questo Grest è in fondo che non è un pacchetto preconfezionato. Noi abbiamo deciso la storia, ma poi gli animatori ci hanno messo del loro, hanno davvero riscoperto i talenti che hanno dentro, la band, la scenografia, dalla comporre le preghiere ai lavori di gruppo ai laboratori. Questo Grest lo sentono molto loro perché è fatto da loro, perché attraverso questo Grest davvero i loro talenti sono emersi. C'è una bellissima frase che ci ha colpito ed è questo dialogo tra il maestro Oogway, che è la tartaruga, e il maestro Shifu, questo animaletto, quando il maestro dice alla tartaruga: ma un pesco può mai sconfiggere Tai Lung? E la tartaruga, con la sua saggezza ma anche con tutta la tranquillità, dice: può darsi di sì se sei disposto a crescerlo, a guidarlo, a credere in lui. Ecco, in fondo è il Grest, credere davvero nella bellezza e nel talento che tutti questi adolescenti, questi bambini mettono in pratica, guidati naturalmente da colui che è il più grande dei maestri, che è nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo scelto Kung Fu Panda perché ci piacevano le avventure e le vicissitudini che vive Po, la sua crescita, la sua inadeguatezza, ma anche la riuscita che poi raggiunge attraverso la sua esperienza. E durante il Grest proponiamo ai ragazzi due uscite separate tra elementari e medie, e facciamo un parco acquatico e poi le medie vanno in montagna mentre le elementari vanno allo zoo safari. Durante la giornata ai ragazzi vengono proposti dei momenti sia di lavoretti, di laboratori, ma anche momenti di riflessione, accompagnati dalla storia e dal tema che la scenetta durante la giornata di solito propone. Quest'anno sono la responsabile delle ragazze immagine. Noi ragazze immagine siamo delle ragazze che prepariamo dei balletti che durante le 3 settimane di Grest vengono fatti durante i vari tempi. Prima del Grest ci troviamo molte mattine o anche durante l'estate per prepararli. Infatti non sono balletti già fatti ma inventati da noi ragazzi, come le canzoni, che alcune scritte dalla band e altri invece già fatti. Io quest'anno tengo le prime e seconde elementari e con i bambini si ha un bel rapporto perché ti vedono come una persona più grande, come una guida da seguire, quindi è molto bello il rapporto che si crea perché ti vedono come una guida e ok, magari a volte sono un po' agitati, però cioè, li sai ben prendere, diciamo. Ho scelto di fare l'animatore
perché sin da piccolo, sin dalla prima elementare, ho fatto il Grest e volevo intraprendere questo percorso perché mi è sempre affascinato. È iniziata con la colonia delle elementari, siamo andati a Cesenatico quest'anno, seguiti poi dal campo media a Temù e poi con la bellissima esperienza vissuta con gli adolescenti abbiamo percorso un tratto della via Francigena da Viterbo a Roma, circa 116 chilometri, è stata davvero molto bella e poi coronata con il pellegrinaggio in Terra Santa vissuta con i giovani insieme ai giovani della zona. Non solo, qui in oratorio hanno continuato comunque i laboratori di creatività, dalla cucina all'arte piuttosto che ai laboratori di gioco e ai laboratori sportivi, il rugby, il basket e il calcio. Sabato faremo una festa finale con la conclusione, ci sarà un momento di festa la sera, i ragazzi presenteranno dei lavoretti, degli spettacoli e così i genitori potranno assistere un po' a quello che hanno vissuto durante queste settimane. Yeah.